quest'anno praticamente si verifica questa situazione particolarissima e ricchissima di eventi, motivo per cui diciamo, cerchiamo di essere più chiari possibili dando un'informazione totale. Il 3 maggio si è inaugurato IDART Fest, l'ottava edizione del Festival Internazionale di Videoarte che produciamo ogni anno qui a Pianforte. Sono qui presenti Dacia Bicudo, che sarà protagonista della serata di sabato, e Evi Fotopoulos, artista greca, che è stata la protagonista della serata di sabato scorso. Cerchiamo di concentrare la nostra attenzione appunto sul discorso di sabato, domenica 10-11 maggio e poi seguenti. Quindi sabato maggio praticamente inizia quest'altro evento molto importante, Pianforte Photo Art, organizzato da Fotografia 3 in collaborazione con Diaframma Zero, con l'appoggio dell'Italia d'Italia dell'Arte. Questi due eventi, quindi IDART Fest e Pianforte Photo Art, si intrecceranno creando una situazione, se vogliamo, unica e ripetibile, per cui avremo veramente una sommatoria di eventi molto particolari. La giornata di sabato inizierà alle 17 con la conferenza di Pino Scaccia, Dai bordi del mondo ai bordi d'Italia. Alle 18 ci spostiamo, tutto avviene qui nel centro storico di Pianforte del Chienti, quindi alle 17 alla chiesa di Sant'Eustachio c'è questa prima conferenza. Alle 18 qui a Palazzo Don Franceschi avremo la proiezione del video di Dacia Bicudo proclamato vincitore nella categoria lungometraggi del Festival IDART Fest. Alle 19 scendiamo di un piano e andiamo a inaugurare la mostra fotografica di Renzo Tortelli, Parigi. Dopodiché ci spostiamo alla ex chiesa di San Sebastiano per l'inaugurazione della mostra, sempre di Dacia Bicudo, Bailando de los Moana. Allora, questo è in sintesi, poi chiaramente gli approfondimenti sarebbero infiniti. Pino Scaccia credo che sia probabilmente il più conosciuto, diciamo, da tutti, essendo praticamente un reporter nazionale che ha avuto, diciamo, nel suo curriculum esperienze in tutto il mondo. Dacia Bicudo, che è qui presente, è praticamente uno dei più grandi videoartisti del Brasile e di tutta l'America, e ha esperienze in tutto il mondo. Tra le altre cose potremmo dire che ha vinto anche un Leone d'Oro al Festival di Cannes per un cortometraggio. Quindi, diciamo, si presenta da solo. Renzo Tortelli fa parte della generazione d'oro, potremmo dire, della fotografia italiana, unito chiaramente nella sua esperienza artistica e umana a Giacomelli e anche a Cavalli, quindi personaggi che hanno portato la fotografia italiana nel mondo. Quindi, questa è la giornata di sabato. Credo di aver sintetizzato, diciamo, La giornata di domenica, quindi, continuerà a vedere aperte l'IDART Fest con una mostra internazionale di arte digitale che è già aperta appunto sabato scorso e è nella galleria su questo stesso piano del Palazzo. La mostra di Renzo Tortelli è nella galleria del piano terra di Palazzo Confranceschi. Quindi l'11 maggio avremo queste due mostre aperte, quindi continua questo filo conduttore. E molto presto, alle 9:30, inizia la seconda edizione del concorso fotografico Bellezze tra le mura. Quindi praticamente ci sarà la presenza di marchi prestigiosi come Apple, Nikon, e quindi tutta una serie di circostanze per cui la fotografia diventa protagonista assoluta di questo momento. Tra l'altro ci sarà anche un mercatino fotografico, un'esposizione di motocicli d'epoca, proprio per creare anche l'atmosfera tale, un'atmosfera tale per cui i partecipanti al concorso possano avere una pletora di stimoli anche per creare. Quindi ci saranno modelli, ci saranno motocicli d'epoca, ci sarà tutta una situazione e ci sarà il borgo di Pianforte, quindi italiani, diciamo, naturalistici italiani, sono un po' quelli che in prima linea mettono in risalto le bellezze del nostro territorio. Durante tutta la settimana, sicuramente fino a venerdì, rimarrà aperta la mostra di Renzo Tortelli, quindi si torna alla centralità di Palazzo Confranceschi, nella galleria del piano terra. Rimarrà aperta la mostra dell'IDART Fest e arriveremo fino a venerdì 16 maggio. Venerdì 16 maggio, nella chiesa di Sant'Eustachio, alle 21, avremo la conferenza di un fotografo, Gaspare Silvelli, Visioni tra sogno e realtà. Il 17 maggio,
sarà un ulteriore giorno ricco di situazioni. Nella chiesa di Sant'Eustachio alle 17.30 avremo una conferenza del fotografo George Tage, e diciamo che è un altro dei personaggi che sicuramente hanno mobilitato attraverso il loro percorso l'arte fotografica. Questa conferenza è denominata Fotografia tra arte, artificio e anima. Nel frattempo, alle 18, diciamo, quindi poi nella libertà della fruizione da parte del pubblico, avremo la terza serata del Lidl Fest qui in questa sala con la presenza di Rami Gonzalez, artista cileno, premiato nella categoria documentari, che presenterà un documentario sulla popolazione indigena dei Mapuche. E ci continuiamo a collegare con quella che è anche una relazione strettissima tra l'uomo e l'ambiente. Alle 19 ci sarà la premiazione del concorso fotografico. Io penso che più rapidamente, più sinteticamente di così, era difficile. Ci teniamo, diciamo, e per noi è un motivo d'orgoglio, per tutti i soggetti coinvolti, quindi per le istituzioni territoriali come la Comunità Montana e il Comune di Belforte, che supportano l'iniziativa, come la Pro Belforte, che anch'essa sostiene l'iniziativa, come Lida, come Fotonica, come Diaframma Zero, che è arrivato tra l'altro per me, si vivrà qui. Ci teniamo quindi a sottolineare quello che poi è in realtà un momento che entra nel flusso di eventi che per forza sarebbe organizzato. Non è il primo evento che organizza Fotonica 3, non è il primo evento che organizza Lida, che siamo tutta la stagione del nostro museo, che sarebbe bene intanto ricordare che è l'unico museo internazionale della regione Marche dedicato all'arte contemporanea. E quindi chiaramente ci teniamo a sottolineare il fatto che probabilmente può essere definito sicuramente questo contesto, queste due settimane possono essere definite il momento in cui Belforte veramente si propone come una autentica capitale culturale, abbracciando un po' tutti gli aspetti sicuramente di interesse, da quello che è il sottolineare con l'occhio di un reporter serio, professionale e preparato come Pino Scaccia, l'attenzione al mondo riflesso poi nei bordi, nei nostri bordi, quindi l'attenzione al nostro territorio. Lo sguardo sul mondo ci viene dato chiaramente dalle immagini magiche di Renzo Portelli, dai video che hanno presentato, che presenteranno, che hanno presentato e stanno presentando questi artisti che sono venuti come tradizione dai loro paesi, da Cedicuri è arrivato 5 minuti fa. E quindi c'è giortaggio, cioè voglio dire c'è attenzione all'ambiente, è una maniera sana e saggia di valorizzare il proprio territorio. E c'è un insieme di cose che sicuramente dovrebbe attrarre l'attenzione e il piacere di partecipare da parte di tutti. Detto questo, qui mi fermo, siamo qui da breve. Sono un membro più giovane di un gruppo formato da tre amici, sostanzialmente. Tre amici che hanno una passione per la fotografia e che da diversi anni si impegnano nel campo della, diciamo, della promozione sia del territorio che della fotografia stessa, intesa come arte, quindi come linguaggio. E niente, siamo trovati negli anni a realizzare diversi eventi, anche alcuni di carattere nazionale, grazie alla presenza di professionisti del settore fotografico. Quest'anno abbiamo deciso di collaborare con Diaframma Zero, il fotoclub di Diaframma Zero, che da qualche mese per varie iniziative si trova una Belforte. Qui abbiamo preso già una panna al balzo e abbiamo deciso di dare vita a questo sodalizio. Speriamo che sia il primo passo in una serie di eventi insieme. Franco, Diaframma Zero. Diaframma Zero è un fotoclub di Tolentino e nasce, diciamo, sulle ceneri di altri fotoclub, perché Tolentino dal punto di vista fotografico è sempre stato molto vivace e produttivo. Io sono presidente da 5 anni di questo fotoclub che ha come scopo, diciamo, la divulgazione. Diciamo, noi cerchiamo una base sempre più larga e questo, diciamo, che ogni anno effettivamente si verifica, perché abbiamo mediamente 40-50 iscritti ai corsi base.
Quindi il nostro gruppo ogni anno conta su 80 persone, diciamo, che rinnovano la tessera, che vivono in questo fotoclub. E il fatto che noi siamo poi approdati a Belforte sono le vicende normali che riguardano le sedi, appunto, che non si, la logistica, ecco, la logistica che a volte non è logica. Questo sì, però è una logica sottesa. Una logica sottesa. Ecco, però questa, diciamo, no, così, la lasciamoci volare. Esatto. Quello che è importante è la fotografia, certo. Quello che è importante è quello che ci unisce, come diceva prima Stefano, cioè noi ci conosciamo ancora prima del fatto di poter organizzare una cosa auspicabile. E quindi ci siamo trovati nella condizione migliore venendo qui a Belforte. E poi il fatto di aver trovato anche Alfonso è stato forse la chiusura di un triangolo, certo, perfetto. E non so se avete domande, perché... Tornato Vendino, liberato Vendino ormai... Immaginate. Dunque, io ritengo che le istituzioni siano più importanti delle persone. Quindi il fotoclub è Tolentino, noi siamo di Tolentino e quando siamo stati accolti qui a Belforte con il sindaco è stato un discorso molto chiaro. Non abbiamo voluto e non intendiamo cambiare denominazione, a meno che proprio non ci siamo costretti, qualcuno ci costringa, ma non vedo quali possano essere le condizioni. Quindi appena possibile speriamo di poter tornare a Tolentino, ma questo non impedirà chiaramente la prosecuzione di quelli che sono i rapporti intrapresi. Curiosamente, fino a un certo punto, anche Terra dell'Arte è un'associazione culturale internazionale fondata nel 2002 che ha sede in tutto il mondo, ha sede in Spagna, in Olanda, in Messico, in Brasile, in Argentina e sicuramente qualcosa. E ha come sede principale il centro Tolentino, curiosamente, perché è stata fondata a Tolentino. Quindi poi il legame con i luoghi in realtà sarebbe anche molto strano se uno parla di una creazione di qualcosa di aperto, di ampio, focalizzare l'attenzione sul Tolentino per poco. Cioè, certo. Siamo cittadini del mondo, siamo tutti animati dall'amore per un'arte, siamo tutti animati dall'amore per un territorio, che è il nostro territorio, e sicuramente sarebbe restrittivo considerare, cioè, almeno il nostro comprensorio, ecco, ci riferiamo come legame territoriale perlomeno alla metà della provincia di Macerata in direzione montagna, quello perché siamo ormai tutti un po' radicati sulle montagne. Però, voglio dire, cioè, sicuramente non è il fatto, diciamo, statistico burocratico di dove poi sia la sede legale. In realtà di ogni organizzazione quella è il luogo di espressione e la sede operativa. Quindi, come abbiamo detto, da 7 anni il MIDAI, attraverso una convenzione chiaramente regolare, ha sede nella ex chiesa di San Sebastiano, e quindi chiaramente siamo entrati in relazione anche noi del MIDE e di Terra dell'Arte, che è l'organizzazione appunto che ha generato questo ulteriore progetto del MIDE, e siamo anche noi belfortesi. Oggi sono anch'io cittadino belfortese, però queste sono vicissitudini, diciamo, della vita. Poi il concetto importante è quello di saper valorizzare realmente quello che è innanzitutto il talento dell'essere umano, e poi la bellezza intrinseca dei luoghi, mettendo insieme appunto questi elementi, si genera qualcosa che comunque sia ci aiuta e ci sostiene in un miglioramento del mondo in cui viviamo. L'auspicio è sempre quello, no? Quindi ecco che poi, se si parlasse di questo, di fronte a un aspetto in cui uno dice ah, questo è un evento, questo è un altro evento, questo ne è un altro, o io c'ho il mio, tu c'è il tuo e roba del genere, saremmo tutti contraddittori e bugiardi. Questo incontro, questo momento è la riprova che quando realmente alle spalle di quello che stiamo dicendo c'è sostanza, immediatamente si trova il punto di incontro, a prescindere dal fatto che uno sia italiano o portoghese o brasiliano o greco, come siamo qui in questo presente,
in questo momento di 5 paesi diversi, di 2 continenti diversi. Questo accade quando la gente vuole, quando la gente mette in moto determinati meccanismi, quando ha la saggezza e l'intelligenza, come la comunità di Montana e Monte Azzurri, come istituzione, come tutti quelli che... Ecco che i risultati vengono senz'altro. Ed ecco che diventa fondamentale l'approccio della stampa. Non perché sia pure e semplice cassa di risonanza, ma perché sia testimone di quello che accade. Si è immediatamente, a 87 anni, messo in camera scura per stampare di nuovo, per portare il lavoro originale qui. Cioè, chiaro, stampa originale. Nel momento in cui abbiamo invitato la Sindipunto, è stata questione di poco tempo di organizzazione, in 3 anni ho curato una mostra a San Paolo del Brasile. Stiamo parlando di una megalopoli. Oggi è qui. Queste sono cose che contano, no? Quindi voglio dire, Evi Fotopros, dopo questa esperienza, sarà a Basilea e in molte altre parti che ora non mi tengo a dire. E quindi è chiaro che bisogna partire dal presupposto che mettere insieme questi eventi non è togliere loro valore e peso specifico, ma è proprio mettere in moto quel meccanismo per cui c'è l'effetto di progressione geometrica, no? Quindi non è 1 più 1 uguale 2, non è 1 più 2 uguale 3, ma è 1 più 1 più 1 più 1 uguale 10.000. E questo è lo spirito che ci anima, no? E questo è lo spirito che ci ha portato a iniziare 8 anni fa questo, 2 anni fa questo, 3 anni fa questo, 4 anni fa questo. Oggi non ha più importanza. Siamo veramente tutti insieme. E questo è un anno zero, praticamente. Si può definire un anno zero questo? Sì, sicuramente sì, perché comunque è un esperimento importante, perché spesso si creano, come si dice, delle joint venture, no? Anche in campo artistico e culturale. Diversa cosa è mettere insieme soggetti che condividano, no? Fattivamente, con par dignità, quello che viene a costruirsi. Cioè, è questo l'aspetto particolare. In questo senso, esperimento in esperimento, già stiamo facendo avanti da anni questo esperimento in una realtà come Belforte, che poi alla fine è 1800-1900 abitanti fa. Lo facciamo tutti, o Tolentino che ne fa comunque 20.000. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di realtà che comunque sia, se non fosse per quello che viene fatto, bel paese, bella cosa, però sarebbe destinato a morire. Perché se non creiamo situazioni di interesse, questo è quello che ci anima a fare laboratori con ragazzi delle scuole, sempre per tutti. Questo è quello che ci porta a incontrare la gente, questo è quello che ci porta a magari a parlare in piazza fino alle 2 di notte, perché è proprio il piacere di coinvolgere magari uno in più che possa accendere il suo interesse verso questo, insomma. Cambiare uno significa cambiare tutto. Avevo una domanda, questa qui. Fotografi di diversi paesi del mondo, sono Alfonso Caputo, Stefano Ciocchetti e Ruben Almeida Pinto. Questo progetto camminerà da Utrecht, passerà in Portogallo a Coimbra, passerà in Spagna a Malaga, passerà a Messico. Sicuramente negli anni prossimi ci saranno anche altri soggetti che saranno più importanti. Questa risposta è quella che è normale mettere insieme realtà diverse, perché mettere insieme realtà simili è semplicemente un discorso di amplificare un punto di vista. Mettere insieme invece diversi punti di vista e creare per l'osservatore, per il visitatore, una situazione per cui posso vedere diversi modi di interpretare un'arte come la fotografia, o un'arte come può essere la videoarte, o comunque un'espressione artistica, è quello che fa crescere anche il dialogo, anche il fatto di essere, non a caso il tema dell'interfessa di quest'anno è la conoscenza della propria identità e alla base della trasformazione. Cioè, se non so chi sono, non sarò mai in grado di cambiarmi, perlomeno in modo cosciente. Quindi rimanere in questo modo, ci siamo appunto presentati con dei nomi non solo soggettivi ma anche di organizzazioni, significa proprio far sì che ci sia un accrescimento di tutti i soggetti coinvolti, no? Quindi nella diversità sicuramente c'è la crescita. E quindi io penso, però qui passo la parola a loro, chiaramente non voglio non cominciare le risposte, penso che sia molto saggio e molto proficuo per la produzione di qualsiasi arte proporre situazioni diversificate, non per una competizione, ma per una migliore e più ampia capacità di prendere coscienza di una forma di espressione artistica. Ma dall'esperienza dei giorni scorsi, pochi giorni fa,
della camera oscura con Renzo, con Tortelli, no? Questo giovanotto di 87 anni che è tornato veramente da, non so, è stato bellissimo, per certi versi commovente, stare con lui nella camera oscura e vedere passare in rassegna, non immaginavo, una scaffalatura di materiale fotografico, di negativi enorme, considerando che Tortelli è un, non è un professionista nel vero senso della parola, ma è stato un dilettante, uno di noi. Infatti forse nel fotoclub l'abbiamo un po' eletto a simbolo nostro, perché forse l'emblema di chi non è professionista ma opera veramente con molta professionalità e con, io ho visto, una sensibilità unica. E questo rappresenta forse le radici, no? Certo. La fotografia di Tortelli si avvicina veramente ai primordi della fotografia nostra in Italia. Lui è stato amico di Giacomelli, lui è andato a Scanno dopo Cartier-Bresson, dopo qualche anno, quasi a percorrere le stesse impronte, no? Eppure qualcuno ha detto che forse loro, sia Tortelli che Giacomelli, forse hanno dato una visione di Scanno molto più compiuta e diversa da quella stessa di Cartier-Bresson, che Cartier-Bresson ha fatto da un ghiaccio, no? Quindi ecco, questa evoluzione da un padre fondatore della fotografia a arrivare a loro e agli altri come Stefano Silveri, Gaspare Silveri, che è stato ospite del nostro fotoclub poche settimane fa e che ci ha sorpreso soprattutto per il suo senso poetico. Lui si avvicina alla fotografia non come un tecnico, non come... Sono quattro gli artisti, non c'è più lui. Perché non me l'hai detto? Scusa, hai tornato. Ma lo stavo guardando. Sono quattro gli artisti presenti in questa sala, presenti a Utrecht in questo momento. C'è anche lui. Non potevo vedere, adesso mi sono proprio. Nessuno. Esatto. Scusa, mi ho detto io. No, ci sono anche questo, un attimo. Quindi tornavo a Silveri, che è un giovane, però ecco, si è avvicinato alla fotografia in una maniera che ci ha coinvolto molto. Quindi l'invito è a quello, a seguire tutto quello che farete. Stefano, ci vuoi dire qualcosa sull'ultima, in ordine cronologico, mostra? Sì, allora, sabato 17 maggio, chi presenta Stacco, 5 e mezzo, abbiamo una conferenza di Giorgio Attegi, appunto, fotografo di fama internazionale, per una conferenza sulla fotografia tra arte, artificio e anima. Io ho avuto modo di sfoggiare un buon lavoro di Deggio, sinceramente non lo conoscevo, è stato anche uno stimolo in più per vedere un po' i suoi lavori. Deggio fa parte di quel gruppo di fotografi che in Italia oggi si occupa del nuovo paesaggio italiano. È un paesaggio italiano, una scuola che inizia negli anni 80 con nomi di primo ordine, tra cui Ghirri, Luigi, Mario Cresci, così via, no? E prosegue fino ai giorni nostri. George Tage è uno dei maggiori esponenti, appunto, della fotografia di paesaggio. Il paesaggio naturalmente è visto con uno sguardo, sicuramente il suo è un sguardo molto, molto critico, spesso anche di denuncia. E niente, quindi sarà possibile ammirare, sì, le sue opere. Questi paesaggi, appunto, che vanno, iniziano da paesaggi completamente naturali, contaminati, fino ad arrivare al massimo della contaminazione da parte dell'uomo, sì. E quindi è un percorso molto molto interessante. Poi niente, andiamo alla conferenza, troveremo alla fine della conferenza, ci sarà la primazione del concorso fotografico, che appunto si terrà domenica. E niente, siamo arrivati alla fine con l'esposizione degli ultimi risultati, gli ultimi
cioè la presenza degli sponsor tecnici non è il classico, diciamo, appoggiare un'iniziativa o mettere un logo, un marchio per crescere il prestigio. In realtà si tratta di una vera e propria presenza anche divulgativa di quelli che sono gli ultimi ritrovati sotto certi aspetti. Ecco, ci saranno appunto dei set specifici in cui sarà possibile proprio prendere conoscenza e visione diretta di quelle che sono queste ultime implementazioni, diciamo, tecniche. E abbiamo il pieno appoggio della Nikon, che verrà da Torino con tutto il campionario degli ultimi prodotti, gli ultimi ritrovati in campo fotografico. Ci sarà quindi anche una possibilità di provare questi prodotti. Lenincrom, che è una marca molto rinomata di flash fotografici, che proprio oggi è chiamato, sì, sta venendo da Milano con queste attrezzature, e la Apple che presenterà gli ultimi, anche qui gli ultimi, diciamo, ritrovati in campo tecnologico, quindi computer, prodotti sempre specifici nell'ambito della fotografia. E questo, come diceva prima Frank, è un'altra maniera di percorrere praticamente quasi un secolo di fotografia, no? Partendo da una radice veramente profonda, quella che tutti noi conserviamo fino adesso, fino a questa generazione, poi toccherà a noi tramandare questa memoria poetica della fotografia, intesa come noi qui abbiamo anche una camera oscura, abbiamo diverse camere oscure, cioè ancora si fa. Quindi, e arrivare fino appunto a quella che è un'evoluzione che comunque è importantissimo seguire, perché comunque questi ritrovati, insomma, normalmente sono presentati in circostanze fieristiche di tipo particolare. Non è così facile avere la presenza di una presentazione specifica di una produzione tecnica. Quindi voglio dire, anche questa è una questione rimarchevole. Non so se può essere di interesse, volete sapere di che tratta il video che ho proiettato di Dacia di Culo, perché il titolo del video della mostra è un po' forte, no? Ho parlato di Deus morto, la parlata del Dio morto, quindi se vi può interessare io posso anche chiedere e poi introduciamo la sua risposta.